Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal libro di Cielo, volume 2, capitolo 1, 28 febbraio 1899, seconda parte. Pare a me che il Dio comunica la fede all'uomo in due modi. La prima è nel santo battesimo, la seconda è quando il Dio benedetto, spiccando una particella della sua sostanza nell'anima, le comunica le virtù di far miracoli, come poter risorgere i morti, salare gli infermi, arrestare il sole ed altro. Oh, se il mondo avesse fede, si cambierebbe in un paradiso terrestre. Oh, quanto alto e sublime è il volo dell'anima che si esercita nella fede. A me sembra che l'anima, esercitandosi nella fede, fa come quei timidi uccelletti che, temendo essere presi dai cacciatori oppure da qualche altra insidia, fanno la loro dimora sulle cime degli alberi oppure sulle alture. Quando poi sono costretti a prendere il cibo, scendono, prendono il cibo e subito se ne volano nella loro dimora. E qualcuno più accorto prende il cibo e neppure se lo mangia sul terreno, per essere più sicuro se lo porta sulle cime degli alberi e là se lo inghiotte. Così l'anima che vive di fede è tanto timida delle cose terrene che per paura di essere insidiata neppure le degna di uno sguardo. La sua dimora è in alto, cioè sopra tutte le cose della terra, e specialmente nelle piaghe di Gesù Cristo. E da dentro quelle beate stanze geme, piange, prega e soffre insieme col suo sposo Gesù.
sulla condizione e miseria in cui giace il genere umano. Mentre essa vive in quei forami delle piaghe di Gesù, il Signore le dà una particella delle sue virtù e l'anima si sente in sé quelle virtù come se fossero sue. Però avverte che sebbene le vede sue, il possesso che le viene dato è stato comunicato dal Signore. Succede come ad una persona che ha ricevuto un dono che essa non possedeva. Ora che fa? Se lo prende e se ne rende padrona, ma ogni qualvolta lo guarda dice fra sé: questo è mio, però mi fu donato da quel tale. Così fa l'anima cui il Signore, spiccando da sé una particella del suo essere divino, la trasmuta in se stesso. Oh, quest'anima, come aborrisce il peccato, ma insieme compatisce gli altri, prega per chi vede che cammina nella via del precipizio, si unisce insieme con Gesù Cristo e si offre vittima a soffrire per placare la divina giustizia e per risparmiare le creature dai meritati castighi. E se fosse necessario il sacrificio della vita, o quanto volentieri lo farebbe per la salvezza anche di un'anima sola. Avendomi detto il confessore che io gli spiegassi come vedo la divinità di nostro Signore, qualche volta gli risposi che era impossibile sapergli dire nulla. Ma la notte mi apparve il benedetto Gesù e quasi mi rimproverò di questo mio diniego. Ed allora mi fece balenare come due raggi luminosissimi. Col primo compresi nel mio intelletto che la fede è Dio e Dio è la fede. E mi sono provato a dire qualche cosa sulla fede. Ora proverò a dire come vedo Dio, e questo fu il secondo raggio. Ora, mentre mi trovo fuori di me stesso, trovandomi nell'alto dei cieli, mi è parso di vedere Dio dentro una luce, ed egli stesso pareva anche luce, ed in questa luce si trovava bellezza, fortezza, sapienza, immensità, altezza, profondità, senza termini e confini. Sicché pure nell'aria che respiriamo vi è Dio stesso che si respira. Sicché ognuno lo può fare come vita propria, come lo è infatti. Sicché nessuna cosa gli sfugge e nessuno lo può sfuggire. Questa luce pare che sia tutta voce senza che parla, tutta operante mentre sempre riposa. Si trova dappertutto senza niente ingombrare e mentre si trova dappertutto tiene anche il suo centro. Oh Dio, quanto sei incomprensibile. Ti vedo, ti sento, sei la mia vita, ti restringi in me, mentre resti sempre immenso e niente perdi di te. Eppure mi sento balbuziente e mi pare di non saperne dire nulla. Per potermi spiegare meglio, secondo il nostro umano linguaggio, dirò che vedo un'ombra di Dio in tutto il creato, perché in tutto il creato, dove ha gettato l'ombra della sua bellezza, dove i suoi profumi, dove la sua luce, come nel sole, nel quale io vedo un'ombra speciale di Dio. Lo vedo come adombrato in questo pianeta, come re di tutti gli altri pianeti. Che cosa è il sole? Non è altro che un globo di fuoco. Uno è il globo, ma molti sono i raggi, di modo che noi possiamo comprendere facilmente il globo, il Dio e dai raggi gli immensi attributi di Dio. Secondo, il sole è fuoco, ma insieme è luce ed è calore, quindi la Santissima Trinità è adombrata nel sole. Il fuoco è il Padre, la luce è il Figlio, il calore è lo Spirito Santo, ma uno è il sole. E come non si può dividere il fuoco dalla luce e dal calore, così uno è la potenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che fra loro non si possono realmente separare. Come il fuoco nello stesso istante produce la luce e il calore, sicché non si può concepire il fuoco senza concepirsi anche la luce e il calore, così non si può concepire il Padre prima del Figlio e dello Spirito Santo, e così vicendevolmente hanno tutti e tre lo stesso principio eterno. Aggiungo che la luce del sole si spande ovunque, così Dio con la sua immensità dovunque penetra. Però ricordiamoci che questo non è che un'ombra, perché il sole non giunge dove non può penetrare con la sua luce, ma Dio penetra dovunque. È spirito purissimo, Dio, e noi lo possiamo raffigurare nel sole che fa penetrare i suoi raggi dovunque, senza che nessuno li possa prendere fra le mani. Di più, Dio guarda tutto, le iniquità, le nefandezze degli uomini, e lui resta sempre quello che è, puro, santo, immacolato. Ombra di Dio è il sole che manda la sua luce sulle immondezze e resta immacolato. Nel fuoco spande la sua luce e non si arde, nel mare, nei fiumi non si affoga. Dà luce a tutti e feconda tutto, dà vita a tutto col suo calore, non si ammiserisce di luce, né niente perde il suo calore. E molto più fa tanto bene a tutti, e lui di nessuno ha bisogno, e resta sempre quello che è, maestoso, risplendente, senza mai mutarsi. Oh, come si ravvisano bene nel sole le qualità divine! Con la sua immensità si trova nel fuoco e non si arde, nel mare e non si affoga, sotto i nostri piedi e non lo si calpesta.
Dà a tutti e non si ammiserisce, di nessuno ha bisogno. Guarda tutto, anzi, a tutt'occhio, non c'è cosa che non sente, è a giorno d'ogni fibra del nostro cuore, d'ogni pensiero della nostra mente. Ed essendo spirito purissimo, non ha né orecchie né occhi, e per qualunque successo non mai si muta. Il sole, investendo il mondo con la sua luce, non si affatica, così Dio, dando vita a tutti, aiutando e reggendo il mondo, non si affatica. Per non godere più l'uomo la luce del sole e dei suoi benefici influssi, può nascondersi, può mettere ripari, ma al sole nulla fa. Il sole rimane quello che è, il male cadrà tutto sopra dell'uomo. Così col peccato può allontanarsi da Dio e non godere più dei suoi benefici influssi, ma a Dio nulla gli fa, il male è tutto suo. Anche la rotondità del sole simboleggia l'eternità di Dio, che non ha né principio né fine. La stessa luce penetrante del sole che nessuno può restringere nel suo occhio, che se qualcuno volesse fissarlo nel suo pieno meriggio resterebbe abbagliato, e se il sole si volesse avvicinare all'uomo, l'uomo resterebbe incenerito, così del sole divino. Nessuna mente creata può restringerlo nella sua piccola mente, per comprenderlo in tutto quello che è. E se volesse sforzarsi, ne resterebbe abbagliato e confuso. E se questo sole divino volesse sfoggiare tutto il suo amore facendolo sentire all'uomo mentre è in carne mortale, l'uomo ne resterebbe incenerito. Onde Dio ha gettato un'ombra di sé e delle sue perfezioni su tutto il creato, sicché pare che lo vediamo e tocchiamo e ne restiamo toccati continuamente. Oltre di ciò, dopo che il Signore mi disse quelle parole, la fede a Dio, io gli dissi: Gesù, mi vuoi bene? E lui ha soggiunto: e tu mi vuoi bene? Io subito ho detto: sì, Signore, e voi lo sapete che senza di voi mi sento mancare la vita. Ebbene, ha ripreso Gesù, tu mi vuoi bene, io pure. Quindi amiamoci e stiamoci sempre insieme. Così è finito per questa mattina. Ora chi può dire quanto la mia mente ha compreso di questo sole divino? Mi pare di vederlo e di toccarlo ovunque, anzi, mi sento investita dentro e fuori di me stessa. Ma la mia capacità è piccina, mentre pare che comprenda qualche cosa di Dio. Al vederlo pare che non ho compreso niente, anzi di averlo spropositato. Spero che Gesù perdoni i miei spropositi. Ecco, nella sua umiltà, Luisa conclude così questo lungo capitolo, però si tratta di tutt'altro che di spropositi, perché tutto quello che ha descritto in questa seconda parte, le splendide immagini che usa, veramente straordinarie, non sono altro che l'effetto di questa seconda modalità di comunicazione della fede, che lei definisce, ecco, con il suo linguaggio, che Dio spicca una particella della sua sostanza nell'anima e le comunica le virtù di far miracoli, eccetera. Infatti spiega che dopo aver descritto la prima cosa, cioè che la fede è Dio, la seconda che pare descrivere è come vede Dio. Le immagini sono molto belle, anzitutto quella del sole, e poi l'immagine bellissima del sole, no? Come immagine della Santissima Trinità, fuoco, luce e calore, no? Fuoco Padre, Luce Figlio, calore dello Spirito Santo. Ecco, per chi insomma conosce qualcosa a livello dogmatico della Santissima Trinità, queste immagini sono assolutamente ineccepibili, no? Così come l'immagine sole e raggi, sole Dio, raggi i suoi attributi, stupendo anche questo qui, no? Così come l'ultima immagine, che il sole non lo si può fissare perché se ne resta abbagliati, e se si avvicinasse, questo lo sappiamo tutti quanti, di più alla terra resteremo tutti quanti inceneriti, no? E questa è la nostra condizione mortale, che molta gente dice scioccamente e stoltamente: ah, se Dio esistesse mi si faccia vedere, così io poi ci credo. Come dire, è impossibile una cosa di questo genere. Perché la mente creata non può in nessun modo circoscrivere Dio, né tantomeno i nostri sensi sono capaci di conoscerlo, insomma, no, adeguatamente, perché Dio è al di là e al di sopra dei sensi, non è un corpo, come ci ha spiegato, no? Parla ma non ha bocca, ode ma non ha orecchi, e
Altra immagine stupenda, queste sono tutte quante piccole contemplazioni, no? Perché sono, diciamo, frutti soprannaturali di una visione, di una esperienza soprannaturale, però non fanno altro che confermarci, come sempre accade, e darci la possibilità di riflettere su alcune verità di fede. Tutte queste cose che stiamo dicendo sono la santa e sana dottrina su chi Dio è. Ecco, l'altra immagine è che, per esempio, il sole, se uno chiude le finestre, è peggio per lui. Quindi se uno chiude le finestre rimane al buio, ma non è che al sole gli fa qualcosa. Questa è un'immagine stupenda, questa qui, no? Così il peccato, certo che il peccato è un allontanarsi da Dio, d'accordo? È un sottrarsi ai suoi benefici influssi, ma non pensiamo mica certamente che il peccato possa fare qualcosa a Dio. Il peccato fa male a noi. Il peccato, dice la Chiesa, e santamente e giustamente, offende Dio nel senso che è una prevaricazione, una disobbedienza assurda nei confronti della sua infinita bontà, ed è anche una ferita che si infligge a Dio nel senso che gli si toglie la gioia di vedere la bellezza della sua creatura e la felicità della sua creatura così come lui la vuole e così come lui l'avrebbe creata. Ma solo in questo senso offende Dio. Non pensiamo assolutamente che il peccato di un essere umano contingente come siamo noi possa alterare la divina essenza, assolutamente no, che è totalmente inalterabile. Quello che è vero, ancora usando delle immagini che abbiamo ascoltato, e il peccato offende Dio e esige, provoca la sua divina giustizia e, come dire, attira i suoi castighi. Io invito, insomma, me stesso e tutti coloro che ascoltano queste meditazioni a considerare come è evidente che sia così, no? Anche nell'orizzonte tutto divino, intriso, ecco, veramente intriso di amore, qual è il mondo, chiamiamolo così, della divina volontà. Io tante volte ho avuto modo di dire, ho cominciato a conoscere meglio, in maniera più esperienziale, il mistero infinito dell'amore di Dio con queste splendide rivelazioni, no? Anche quello che qui ci viene ribadito, cioè che dal momento che noi non possiamo in questo mondo conoscere Dio, Dio ha fatto uno sfoggio di sé, però nell'ombra di tutto ciò che ha creato, cioè le divine perfezioni, le divine bellezze, che sono presenti, attenzione, come qualità distinte da Lui, altrimenti cadiamo nel panteismo. Non è che Dio è l'aria, capite? Ecco, anche se nell'aria Dio c'è. E anche nell'aria Dio è presente, come si dice in teologia, per potenza, presenza ed essenza. E l'aria, proprio la nostra atmosfera, le cellule che la compongono, quindi l'ossigeno, l'idrogeno, l'anidride carbonica, eccetera, sono riflessi, anch'essi, anche un atomo lo è, ecco, di ciò che Dio è in se stesso. Ma capite, si tratta come di effetti provenienti dalla causa, che quindi portano in sé la firma, l'impronta, l'immagine del loro autore, ma non si identificano con essi, no? Sarebbe come dire se, per esempio, no? Cioè, questo è un esempio molto alla lontana, ma anche Luisa mette subito una mano avanti dicendo dobbiamo esprimerci secondo il nostro modo di parlare, no? Perché quindi è come se qualcuno volesse identificare me con la meditazione che sto facendo. Certo, la meditazione che sto facendo viene da me, fatta io. Si sente il timbro della mia voce e si coglie, diciamo così, l'espressione dei miei pensieri, speriamo aiutati dallo Spirito Santo, altrimenti sarebbero ben pochissima cosa. Però io non sono questa meditazione terminata di farla avrà una sua, come dire, conformazione proprio, quindi diventerà un MP3 disponibile e quindi sganciato dalla mia persona, così come il video che sarà fatto sarà disponibile sganciato dalla mia persona, quindi certo ci sono io in quelle parole, ma non sono io questa meditazione, d'accordo? Cioè la realtà, chi ascolta per esempio una meditazione e non mi ha mai visto, non vede dalle parole che sente come sono fatto, no? Ecco, così chi vede le perfezioni di Dio nell'atmosfera, nell'aria, nel creato,
percepisce qualcosa di ciò che lui è, ma non lo vede. D'accordo? La visione beatifica è un'altra cosa, no? Quindi in tutto il creato c'è un'ombra della sua bellezza. È anche bello un'altra cosa, e questo è un altro discriminante che c'è tra noi e Dio, no? Per cui noi dobbiamo essere umili e prudenti, e Dio certe cose lo può permettere, noi no. Proviamo un attimo a considerare quest'altra, tra le tantissime, no? Questa è una meditazione che va soprattutto contemplata. Io sto cercando di fare un volo d'angelo, come dire, orante su alcune espressioni, no? Dio guarda tutto, le iniquità, le nefandezze degli uomini, e lui resta sempre quello che è, puro, santo e immacolato. Per noi non è così. Noi non possiamo guardare tutto. Anzi, ecco, nella nostra sciaguratissima e proprio sventurata società, adesso non voglio fare discorsi retorici, insomma, sembrare l'uccello del malaugurio o un profeta di sventura, no? Ma certamente i danni enormi che produce la televisione, che qualcuno, tra cui il buon Padre Pio, ha chiamato la scatola del diavolo, certamente noi non possiamo guardare tutto rimanendone indifferenti. E la Sacra Scrittura, un bellissimo salmo che si trova nelle Lodi Mattutine, dice che l'uomo giusto chiude gli occhi per non vedere il male. Chiude gli occhi per non vedere il male non vuol dire che fa come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia per non vedere i problemi, no. Ma chiude gli occhi sul male perché sa che io non posso vedere una cosa negativa senza rimanerne alterato, turbato quantomeno, o addirittura causando solo con quel gesto male, quindi peccando. Capite? Anche l'illusione, no? Che il fare le prove, noi possiamo fare esperienza, stupidaggini che si dicevano negli anni 70, ma non sono ancora finite purtroppo. Se no, no, io provo a farmi una canna, provo a fare questo, provo a fare quell'altro. Tanto poi è tutto sotto controllo, poi smetto. Noi non abbiamo proprio la possibilità, dovrei usare qui un'espressione un po' forte, filosofica, non abbiamo la possibilità ontologica di poter dire una cosa di questo genere. Cioè, il nostro essere non ha la capacità di fare questo. Cioè, noi non siamo al di là del bene e del male, come è Dio. Non ci siamo. Io se faccio una cosa, quella cosa diventa me. E una volta che è diventata me, non è così facile liberarsene come se niente fosse. Perché anzitutto mi ha alterato, d'accordo? E non è detto che io da quell'alterazione sia capace di uscirne, e non è, certamente non ne uscirò così come ci sono entrato, certamente, questo è sicuro. Perché ricordiamo sempre che se è vero che Maria di Magdala ne è l'emblema per antonomasia, no? Che Dio può far nuove tutte le cose, che anche da una situazione, diciamo così, di macerie assolute sa trarre una grandissima santità, questo è vero, è stato sempre vero e sarà sempre vero, ed è per questo che la nostra fede è la fede della, mi si perdoni il gioco di parole, la fede dell'infinita speranza, insomma, no? Nel senso che in ogni momento una persona che lo decida e che si apra all'azione della grazia può cambiare la vita, però è certamente diversa la situazione di chi rimane fuori il mondo del male, cioè abbiamo i nostri modelli che sono Gesù e Maria. Gesù non ha fatto la prova di nessun peccato, nemmeno la Madonna. Guai se fosse successo, d'accordo? Che sono innocenti e immacolati, tutti e due. Sono stati tutti e due messi in condizione di non soggezione al male, perché esenti dalla colpa d'origine, e non l'hanno neanche sfiorato, d'accordo? Allora, se uno volesse fare un discorso di questo genere, no? Ma chi più di Gesù è capace di controllare la situazione, quindi fa una sortita nel mondo del male, prova e poi rientra in sé. Ma questo Dio non lo farà mai e nessuna persona sensata lo farà mai. Quindi chi pensa questo, pensi sempre alla Divina Maria, che tutto era meno che una sciocca e mai ha fatto una cosa di questo genere, appunto perché
Ricordiamo che noi stiamo adesso meditando sulla divina volontà, ci sarebbe stato niente da meditare se le cose fossero andate in un altro modo, come del resto Dio voleva che andassero, con volontà intenzionale, perché Dio non ha mica creato l'uomo per fargli fare il peccato originale. Assolutamente. Dio ha creato l'uomo per renderlo felice anche in questo mondo e per dargli già in questo mondo il dono della divina volontà, per fargli vivere una vita divina già qui. Questi sono i divini progetti che sono stati frustrati dal peccato originale. Certo che Dio lo sapeva, è certo che aveva già preparato i rimedi, ma capite, la prescienza di Dio non è giustificazione del cattivo uso del nostro libero arbitrio, ma tanto Dio lo sapeva, ha già trovato il rimedio e quindi che ce fa? No, no, no. Quindi solo Dio guarda e rimane puro, solo Dio e ecco, manda la sua luce sulle immondezze e ne resta immacolato. Capite? È caratteristica sua, cioè è lui che è al di sopra e al di là, ed è questa una proprietà tipica delle sue perfezioni. Noi non siamo così perfetti. Capite? Io se metto la mano nella melma, la mano mi si insudicia, punto. Non posso dire, metto la mano nella melma, tanto non succede niente. No, se metti la mano nella melma si insudicia. Capito? E poi te la devi lavare. E se non te la lavi rimani insudiciato. Capite? Noi non siamo così. Altrimenti saremo saremo Dio, no? Ecco. Quindi è bellissimo tutto quello che ha descritto Luisa. E ricordiamo anche, mi avviso, una delle cose fondamentali che si apprendono dentro un orizzonte di una fede autentica, che è il fatto che il male cadrà tutto sopra l'uomo. Il male è tutto suo. Questa è una delle, a mio avviso, prime fondamentalissime cognizioni che arrivano all'anima quando entra profondamente in un orizzonte di fede autentica. Perché vede e contempla con l'occhio della fede la perfezione infinita che Dio è. La perfezione infinita delle opere che Dio ha compiuto in tutto e dappertutto, anche in me, cioè io in quanto tale, io in quanto essere creato da Dio, io in quanto anima creata da Dio, ho una marea di perfezioni di natura e tante grazie il Signore mi ha donato, cioè tutto quello che in me viene da Dio è bellissimo. È perfetto, ma non è mio, è suo. Ecco. E tutto quello che purtroppo di brutto, di negativo, di antipatico, di cattivo si scorge in me, è tutta roba che viene da me. È tutta roba che viene da me. E me ne dolgo, mi dispiaccio e cerco di fare il possibile, perché poi questo è il cammino della fede, questo è il cammino della divina volontà. Per togliere, sradicare i vizi e il male e impiantare dentro di noi il bene, le virtù e la vita divina. Questa è proprio l'ABC. È chiaro quindi, no, che per esempio la bestemmia sarebbe completamente abolita se uno avesse, come dire, un tale orizzonte di fede. Sia la bestemmia da scaricatore di porto, insomma, che qualcosa di assolutamente disdicevole, ma anche le bestemmie raffinate, no? I vari perché assolutamente inopportuni, se non oltraggiosi e presuntuosi che si rivolgono a Dio, no? O le accuse che gli si fanno di essere responsabile in qualche modo del male presente nel mondo, cosa di cui lui non è in nessun modo, ricordi, in nessun modo. L'unica azione che fa Dio con il male è il permettere che le creature capaci di farlo lo facciano, perché rispetta la loro libertà, e questo è quello che fa cercare poi nella sua onnipotenza di volgere il male al bene e di neutralizzarne gli effetti per quello che è giusto che faccia lui, perché quelli causati dal libero arbitrio delle creature, poi quando le creature si pentono, si convertono, spetta a loro ripararne le conseguenze negative, no?
Quindi bisogna fare molta attenzione con il comprendere bene queste realtà alla luce della fede e quindi non attribuire assolutamente a Dio nulla di buono, nulla di cattivo, perché Dio non ha assolutamente nulla di cattivo, ma il cattivo lo abbiamo soltanto noi. Chiudo, ecco, con quella espressione, ecco, terminate queste due rivelazioni, la fede a Dio e come è Dio, quindi queste due dimensioni. C'è questo dialogo, no? Gesù mi vuoi bene e Gesù le ribatte, tu mi vuoi bene? E Luisa dichiara il suo amore, ecco. Voi lo sapete che senza di voi mi sento mancare la vita. Qui noi dobbiamo nella meditazione metterci davanti a Gesù e dire: ma tu ti senti senza la vita, senza Gesù, cioè, e senza Maria? Sono una presenza, cioè, di cui non potresti fare a meno, cioè una presenza stabile, continua nella tua giornata. Cioè, davvero la cosa più importante di tutto, cioè, se tu dicessi, cioè, tu di che cosa potresti fare a meno nella tua vita? E questa è una risposta che dobbiamo darci, come sempre, davanti a noi stessi e davanti al Signore, ecco, non facendo le commedie o mettendoci qualche maschera, no? Ma tu puoi fare a meno di Gesù? Questo chiaramente non sono chiacchiere, ecco, lo devi dimostrare, no? La tua vita deve dimostrare se non puoi fare a meno di Gesù. E qui Gesù dice: bene, già che tu mi vuoi bene, io pure, quindi amiamoci e stiamo sempre insieme. Allora, questo è l'amore di dilezione. Non è che Gesù non ama le persone che non possono fare a meno di lui, no? Ecco, ma come diceva il buon Padre Pio, noi siamo reduci da uno splendido pellegrinaggio sui suoi luoghi, altro è l'amore di dilezione, di compiacenza, che è questo, e altro è l'amore, come dire, con cui Gesù ama tutte le creature in quanto sue creature, anche i cattivi. Ma quello è un amore doloroso, è un amore, come dire, anche di sopportazione della pazzia, della cattiveria e della follia, ecco, della creatura che si oppone e si allontana da Dio. Ecco, è un amore che costa sangue, invece l'amore di dilezione è un amore che, secondo sempre il nostro modo di parlare, anche qui dobbiamo, anche se sembra esserci qualcosa di vero, l'esperienza di Luisa lo conferma. E le rivelazioni della Divina Volontà ne sono un emblema, cioè se la creatura accoglie l'amore di Dio e ama Dio, fa stare contento anche Dio, provoca un'estrema gioia in Dio. E così l'assenza di amore di direzione provoca grande dolore e grande tristezza a Gesù. Le rivelazioni del Sacro Cuore, solo per dirne una, le cito spesso, ne sono la dimostrazione assoluta. Ecco il cuore che ha tanto amato il mondo e in cambio non riceve altro che ingratitudine, indifferenze, oltraggi, freddezze, disprezzi, soprattutto da coloro che più dovrebbero amarlo. E quindi chiede riparazione, no? Ecco, vedete che nella chiarezza e nella luce che è la fede, tutto diventa sommamente chiaro, tutto quello che è necessario e utile sapere. Ecco, per rivelazione, perché Dio poi non soddisfa le domande astruse e di curiosità, e non è difficile riconoscerle, ma tutto quello che è necessario e utile sapere per la nostra salvezza, per la nostra edificazione, perché possiamo farci un'idea adeguata di Dio, un'idea adeguata della realtà, del male, di noi, è ampiamente e più che sufficientemente contenuto. Ecco perché la fede è Dio, ecco perché la fede è la base. Ecco, il fondamento di tutto quanto il nostro edificio spirituale, che sulla fede, sulle verità di fede che da Dio vengono in maniera ordinaria, cioè attraverso la virtù teologale della fede infusa nel battesimo, o in modo straordinario attraverso quelle luci, quei tocchi diretti che il Signore dà all'animo, come abbiamo visto fare con Luisa, e tutto questo forma l'impalcatura e il telaio, oltre che le fondamenta della nostra vita interiore, su cui poi tutte le virtù vanno a comporre il magnifico capolavoro di quello che San Pietro chiama l'edificio di Dio, che non è altro che l'immagine per descrivere un'anima ben forgiata e formata
in tutte le virtù e che tende alla perfezione. O Divina Maria, tu sei la perfetta conoscitrice dell'Altissimo, come abbiamo ascoltato da Luisa delle splendide immagini, molto vere, ma pur sempre immagini che ci fanno molto vicini ad una conoscenza vera e reale e fruttuosa dell'Altissimo, ma che però è molto lontana e molto distante dalla tua. Ecco, dobbiamo sempre ricordare che una vita di profonda unione con te, oltre che a proiettarci pienamente dentro l'orizzonte della fede, per cui una vita mariana è una vita di fede, è anche una vita di profonda, vera conoscenza di Dio, estranea da errori, eresie, distorsioni, perché tu non permetti che i tuoi devoti cadano in queste cose o, se vi cadessero in buona fede, vi permangano. Perché non esiste creatura alcuna che abbia conosciuto e amato Dio come te, con l'amore di direzione e di compiacenza che tanto gradisce Gesù in te, inutile dire che lo ha trovato come in nessuno. E il tuo amore di direzione e di compiacenza, questo è un mistero gaudioso per noi, ecco, ma anche grande. Il tuo amore supera quello di tutti i beati, gli angeli e i santi messi insieme. Per cui tanto cara sei al cuore dell'Altissimo e che sempre più cara e sempre tanto cara possa essere al cuore di coloro che desiderano attraverso di te amarlo ed entrare nel regno della Divina Volontà. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.